Era fine novembre quando l'Italenti Belluno aveva dato l'ultima soddisfazione al pubblico amico. Dopo quell'1-0 sul Montebelluna, infatti, al Polisportivo non erano maturate ben due sconfitte e un misero pareggio. Dovevano però reagire i gialloblu, specie dopo la sconfitta di Mantova e il sorpasso operato la settimana prima dai cugini dell'Union. È andata bene con i veneziani del Calvino Ale, battuti 3-0. Mancano Corbanese e Salvadego, ma il modo di segnare Belluno lo trova lo stesso. Apre Masoc al quinto centro stagionale, mentre chiudono i conti prima l'ex Virtus Verona Sciancalepolo e poi Daniele Rocco. Così il tecnico Michele Baldi a fine partita. Nelle difficoltà viene sempre fuori il gruppo, viene fuori ciò che effettivamente questa squadra è, un blocco unico e giocano l'uno per l'altro, e quindi anche chi è entrato a far parte di questa famiglia quest'anno si è sentito subito partecipe, e quindi oggi Fraccaro ha fatto bene, Scianca ha fatto gol, e quindi bene, nei momenti di difficoltà viene fuori tutto il nostro valore umano. Come dicevi tu, una partita tenuta in pugno per quasi tutti i 90 minuti, solo due pericoli nei primi minuti del primo tempo. Sì, due pericoli che potevano costare comunque il loro vantaggio, anche se noi abbiamo avuto comunque le occasioni anche noi. Poi dopo si è andati in vantaggio, è stato tutto un po' più semplice, negli spazi abbiamo Rocco che è devastante, quindi si è creato delle possibilità per fare più gol. Poteva anche far gol a qualcun altro, però va bene, dai, insomma è un buon risultato. Union Feltre e Belluno restano così entrambe all'inseguimento della zona playoff, con rispettivamente 3 e 4 punti da recuperare all'est e quinto in classifica. Domenica impegno proibitivo per i gialloblu, attesi dalla campolista Campodarsego, mentre l'Union Feltre ospiterà il Montebelluna.